Il programma è offerto da un gol, semplicemente un gol, e la felicità. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Buonasera, in ritardo, ma buonasera, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma ci siamo, non preoccupatevi, quasi al gran completo. Non è il martedì 13? 13, ho fatto conforto 13. Ti basterebbe un gol e la felicità scoppia dentro di te. Buonasera, a Stefano è sfuggita la parte finale, cioè la fase di Boskov. Gli allenatori sono come le mini, un anno vanno corte, un altro vanno lunghe. Chissà di giornata in giornata cosa andranno, perché si parla già di panchine bollenti alla quinta praticamente di campionato, alla quarta di campionato. Buonasera comunque ai nostri telespettatori, noi siamo qui puntuali come sempre, senza problemi tecnici rispetto a quello invece che si diceva in sigla, con Stefano Bruson, che avete visto si è già presentato con una domanda sulla sigla praticamente. Buonasera a tutti. Accanto a lui Francesco Iacini, che è tornato a trovarci. Ciao Francesco. Cremona Online. E poi ci sono in collegamento dall'altra parte, che hanno ricompattato la loro formazione tipo, Giulio Ghidotti e Bobo Santi. E ma poi c'è l'influenza Bobo, era meglio che stesse in studio. Quindi parlerà di meno? O dire, oh, no, lasciamo perdere, no, dopo ci torniamo sopra sulle dichiarazioni di Bobo. E naturalmente i nostri ospiti: Emiliano Fabbri, direttore sportivo del Fanfulla. Buonasera. Non solo direttore sportivo del Fanfulla, ma possiamo dire scrittore, per hobby? Per hobby, per forza. È già stato qua a presentare un libro e sì, ne ha già in cantiere un altro, magari poi ne parliamo volentieri nel resto della trasmissione. Accanto a lui Alfio Torrisi, ciao. Buonasera. Alfio, della Giana. Lo facciamo presentare a Stefano, visto che ha avuto una piccola defiance prima di entrare. Ruolo? Centrocampista arretrato. No, io sono rimasto affascinato da quel taglio di capelli. Ah. È arrivato, allora ragazze da casa, è alto, bello, moro, riccioli, lui. Cioè dal vivo ho avuto un attimo di... Non lo dica ai miei compagni di squadra, sennò... Adesso vediamo subito i commenti, anche perché abbiamo lanciato una nuova rubrica questo pomeriggio, che era il Toto ospite, perché non sapevamo se fra Alfio Torrisi e Mattia Solerio chi sarebbe arrivato in trasmissione questa sera, l'abbiamo scoperto cammin facendo, ma abbiamo anche una nuova rubrica tutta confezionata attorno a Bobo Santi, perché noi ogni tanto capita a me, capita a chiunque, lui capita più spesso, di dire delle cose non particolarmente precise. E allora abbiamo inaugurato questa nuova rubrica che si chiama Io non l'ho sentito il ritorno in studio, ma c'era? Però io in onda, ok, quindi non mi metto a cantare io perché nel caso abbiamo rubato il ritornello della canzone Perdono, 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 perché sono sicura che ogni lunedì avremo qualcosa di cui chiedere perdono. Già questa puntata capita a puntino, perché lunedì scorso c'è stato un qui pro quo fra quello che aveva detto in onda Giulio Ghidotti e quello che poi ha precisato invece Bobo a riguardo del cambio alla guida, alla presidenza della Folgore Caratese, cambio che poi, ragazzi, è avvenuto già effettivamente questa settimana. Sì, sì, ma il problema è che ha fatto dei casini Ghidotti a pormi la domanda. Non che tu non hai capito la domanda, è Ghidotti che l'ha formulata male. La formulava meglio, rispondevo che la famiglia Di Salvo è entrata definitivamente all'interno della Folgore Caratese. Ok. Se me la poneva meglio. Allora, Giulio, puoi spiegare una volta per tutte in modo preciso che cosa è successo? No, beh, diciamo due cose differenti. Io dicevo che sarebbe rafforzata con un ritorno maggiore della famiglia De Salvo. Ma comunque con un cambio alla presidenza che sarebbe coinciso Bobo con un uomo. Bobo invece diceva che sarebbero ridimensionati, cioè praticamente rimaneva quasi in mezzo a una strada, invece non è assolutamente vero. No, vabbè, invece comunque qualche risorsa in più sta arrivando, è arrivata, la Folgore ha già preso un giocatore nuovo
che è il difensore, Evola, che era partito a Vigevano, tra l'altro ex Novara, anche in C aveva giocato Novara, e questo è il primo acquisto. Comunque dovrebbero arrivare altri giocatori, almeno un paio di pedine in più. Okay, ma è apparsa anche un giocatore nuovo lì dietro di te? Ti sei accorto? Esatto, perché inaugurerà, sembra, una nuova rubrica, giusto? Un'altra, no, adesso andiamoci piano, una rubrica alla volta. Abbiamo già quella di Bobo, ne abbiamo un'altra che andremo a vedere nell'arco della puntata, ma naturalmente partiamo con i risultati. Partiamo con il girone B di Serie D, così poi diamo spazio a Stefano che ha di che scatenarsi questa sera. Girone D, dove questi, vedete, sono i risultati, è arrivata la prima vittoria in campionato, sudata, a tempo scaduto, ma assolutamente meritata la lavorare seriate. Il Serenio è riuscito a bloccare la Castellana sullo 0-0, che quindi perde così la vetta. Il Darfo, terza sconfitta su 4 gare, e qui bisognerà vedere se la panchina di Nicolini è ben salda o meno, battuto 3-1 in casa dalla propria Cenza. È tornata alla vittoria anche il Caravaggio, l'ha fatto sul campo del Gozzano per 1-0, cinquina dell'Inveruno alla San Bonifacese. E qui bisognerà precisare alcune cose, perché l'Inveruno sta quasi tentando la fuga. Olginatese, che negli vari incontri col Mappello Bonato fra Coppa e Campionato la spunta 3-1 grazie alla doppietta di Cristofoli, 2-2 fra Piacenza e Legnago, e bisognerà comunque andare a vedere il gol del pareggio del Legnago. 1-1 la classica fra Pontitolo e Lecco, anche qui diversi episodi da andare a controllare, e poi lo 0-0 fra Prosesto e Alzanocene, giocatosi in anticipo sabato pomeriggio col grande ex Pampatti in campo, che però ha deciso di non infierire sulla sua ex squadra. Classifica in Veruno, che dicevamo, tenta la fuga già, 12 punti e punteggio pieno, seguono Pontitolo e Castellana 10, Piacenza e Prosesto 8, Pro Piacenza, Caravaggio e San Bonifacese a 7, Olginatese a 6, Aurora Seriata a 4, Serenio, Darfo, Mappello Bonate a 3, Gozzano, Legnago, mi sto già preoccupando a vedere le borsette che escono da sotto i tavoli, Lecco, Alzanocene a 2, e chiude il Borgomanere con 0 punti. La musica, tu non puoi invitare i bambini ad andare a letto, perché questa non è ancora fascia protetta, quindi o sposti il tuo commento nella seconda parte della puntata, oppure assumiti la responsabilità. Lo so, l'ho scritto, ma è così. Signori, io ve lo dico. Faccio ogni tipo di scongiuro, come questi. Ognuno ha il suo. Poi fate voi, liberissimi di credere o meno. Il fatto è che sono cose reali. Io lo dico a settembre, così da qui a giugno c'è del tempo utile per fare ogni tipo di riflessione, piccola o grande. Misterioso, eh? Paura, eh? Sentite? Ebbene, ho studiato, e io quando studio, non smacchio i giaguari. Allora, l'anno prossimo, tutti lo sanno, la C è nazionale, 60 squadre, 3 gironi e basta, sopra la B e sotto la D. Semplice, no? E no, e qui arriva il punto critico, toccatevi tutti, tra di voi a casa, toccatevi. Mi sono informato, cifra tonda, 100.000 più 100.000 meno. La C costerà 2 milioni di euro, i cari 4 miliardi, tra costi di iscrizione, giocatori e tutto il resto. Perché oggi parlo di soldi? Voi penserete? Ma guarda Brugion che ci fa i conti in tasca, che gran cafone, no! Io non faccio i conti in tasca a nessuno, è solo che mi attengo ai fatti. A giugno, tra le 9 vincenti della Serie D, 9, la San Benedettese morta! 2 volte in 4 anni! Il Messina nel 2008 è fallito! La Pergolettese è risorta dopo che il Bergo ha chiuso lo scorso anno! La Torres, la più antica squadra sarda, nel 1903, nel 2008 è fallita! L'Imolese, ora in D, nel 2006 KO! La Fermana, il Vico Equense, vinto l'Eccellenza, fallite!
Latrizium! Oggi promozione dopo il crack di agosto. Ma il bello o il brutto che potrei continuare. Quindi oggi mi rivolgo alle big, alle attuali capoliste, a chi vorrebbe arrivare al sogno Lega Pro. Il mio appello va all'Inveruno. 4 su 4, 5 a 0 la Son Bonifacese. Mazzini, Lazzaro, Ruggini, 10 gol in 3. Va insieme al Pontisola, 10 punti. E Salandra, che non fa Balotelli. Il rigore lo segna, non prende il rosso. All'Ecco, piazza storica, oggi penultima, ma ne mancano ancora 30. Il mio appello va al Piacenza, 2 a 2 con Legnago, ancora in battuta. E domenica c'è Super Derby con la Pro Piacenza. Palla Pro Sesto, a Spampati si blocca il cuore, si blocca il suo passato, ritorna e Cente passa, gol con l'Alzano, sono lì e alla fine 0-0. Va la Caronese che con Corno vola nel girone A e alla meravigliosa Correggese, matricola 4 su 4 al 92esimo, vince col Montichiari, 16 gol fatti, uno subito, lassù in battuta con la Massese, Labano, altra new entry, oltre a Palazzola San Colombano, che sono a 4 pari consecutivi. Quindi mi rivolgo a loro, vi prego, vi scongiuro, attenti ai costi, potenziate già da oggi ogni tipo di entrata, di sponsor, di aiuti. Stop la musica, vi do un'idea io. Avete una gran bella gnocca in squadra, bella, bella, tra i dirigenti, tra i giocatori, non lo so, la sorella, la cugina, tra le tifose. Faccia la corte a Telman Ismailov, Azerbaijan, ha praticamente tutto, hotel, super lusso, petrolio, capitale di 1,5 miliardi di euro. Ora è con la Bellucci, io la conosco, lei è volubile, domani si lasciano, voi tac, nuova donna, la vostra, e via. Il mio in consiglio, 1,5 miliardi di euro. Ma chi è Toir? Chi è l'Inter? Subito! Adesso, domani, per non fare dopo compagnia ai caduti per la patria. Torres, Trizium, Messina, Piacenza, sono qua. Se volevi far cambiare il canale qualcuno ci sei riuscito. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Consiglio dalla regia, non i consigli per gli acquisti, ma i consigli. Mi hai fatto quasi scendere la lacrimuccia, perché per quella è pubblicità occulta, per cui non inquadrata, no, la scatoletta del sale. Ma io quando andavo allo stadio 30 anni fa, posso dirlo, sì, purtroppo sono 30, ero piccola, molto piccola, con mio papà, allo stadio comunale di Bergamo, il nome e il cognome del sale era offerto da esattamente quella marca di sale. Io ancora me lo ricordo, mi hai fatto venire questo ricordo bellissimo, naturalmente è un ricordo che possono condividere i bergamaschi, perché era lo stadio in cui giocava l'Atalanta. Costi, l'Inter ha risolto tutti i suoi problemi, adesso avremo il Gagnam presidente lì, quello del Gagnam style. Mi glielo data, cioè veramente... Cioè, questo Ismailov ce li ha. Direttore, l'unica possibilità è trovare un miliardario che sovvenzioni. Intanto credo di essere stato invitato a una trasmissione sportiva. Se no, venivo armato di amuleti anch'io. Perché, però siamo a metà classifica, 3 giornate, quindi non subisco queste paure per adesso. Diciamo che purtroppo il Lodigiano non ha vissuto in questi ultimi tempi, da questo punto di vista, un bel periodo. Quindi... No, zoppichiamo come provincia, la provincia piccola, e abbiamo subito prima la famosa crisi, però nel nostro piccolo il Bano è risalito, quindi fa sempre piacere, perché la consideriamo del Lodigiano come squadra. Nonostante non ci abbiano dato il derby col Sant'Angelo, questo non lo dimentichiamo né noi né gli amici nostri Sant'Angiolini, perché insomma ci hanno levato un bello scontro, e stiamo lavorando tutti per vivere, non per salire Lega Pro, purtroppo, o per fortuna, a questo punto non so se dire una cosa o l'altra. A livello di costi, a voi non vanno fatto un piacere, perché vi hanno inserito in un girone dove dovete fare il giro del nord Italia, quando magari potevate essere... Eh sì,
grazie al cielo, diciamo, hanno avuto buon senso con la Juniores, almeno loro hanno il girone lombardo, però noi una domenica sì e una no, ci tocca Viaggione, Piemonte, Liguria, e c'è anche il Val d'Aosta, beh, quella è solo una, però vabbè. Comunque un discreto inizio. Sì. Dai, ho promossa. No, sì, sì. State... Chi è venuto a vedere le partite, comunque, cioè, ha visto che il gioco espresso, anche magari meritavamo anche qualcosa di più a livello di risultato, e va bene, dai, non perdiamo, non vinciamo, però non perdiamo. Una cosa adesso seria, io penso veramente adesso, a parte gli amuleti, ma io penso che era pagata 1000-1, cioè le tre neopromosse, voi, Palazzoli, San Columbano, i primi quattro incontri, quattro pareggi. Sì. Emiliano, tu da romano chiami anche tu le scaramanzie, ma penso che era una cosa assurda. Beh, assurda sì, però insomma non ci sta, no? Meglio pareggiare che perdere, direbbe Boscovo, cioè, magari. Cioè, le tre insieme, quella era la stranezza. Sì. Magari non è una coincidenza. Paura? Paura di vincere? Così? Paura di vincere addirittura? Non lo so. Tra i debuttanti invece qualche giornale in l'ha chiamata così. Io volevo fare una domanda ad Alfio, soprattutto a parte che io apro una brevissima parentesi sui gironi, probabilmente devono aver visto una cartina dell'Italia, sì, di tempi dello Stato Pontificio per... ha già dato Stefano, esatto, io non, purtroppo non l'ho visto, però a grandi linee è capitato anche il pizzighettone 4 anni fa con le trasferte toscane. Voi so che siete sostanzialmente, non siete professionisti, nel senso che comunque fate allenamenti dalle 6 in avanti. Sì, ci alleniamo la sera. Ecco, vi allenate la sera. Non è che troppe trasferte lontane, tipo Valle d'Aosta, Rapallo, ma nel Piemonte possono a lungo andare a influire anche con sul vostro rendimento? Ah, è vero che, diciamo, non siamo abituati a far trasferte, essendo il primo anno di interregionale. Comunque anche l'anno scorso la trasferta più lontana è stata a Sondrio. Quindi, diciamo, storicamente non siamo abituati a far trasferte, però ci dobbiamo abituare. Ci abitueremo, noi andiamo là, siamo andati a Rapallo, abbiamo fatto bene, comunque nonostante loro siano una corazzata, diciamo, del girone. Niente, partiamo, prendiamo di mattina, partiamo, animo in spalla e ce la giochiamo. Dovete fare i bravi sabato sera. Quello sempre. Ci abitueremo. Quello assolutamente sempre. Andiamo a vedere un po' di immagini, perché c'erano diversi classici. Per esempio c'era Pontisola Lecco, che dopo essersi giocata in campionato lo scorso anno nei playoff e si è rischiati di arrivarci vicino anche in Coppa, si sono rincontrate ieri al Matteo Allegra di Pontisola, Pontisola e Lecco. Io andrei a vedere, grazie agli highlights di Lecco Channel, le immagini salienti e poi vi ripropongo però i due episodi chiave, cioè il rigore non concesso all'Ecco e il rigore concesso alla Pontisola. Poi potremo commentare, avremo modo di commentare. Lattanzi di Milano e Avalos di Legnano. Attenzione, è stato l'Ecco in area, c'è la prima deviazione con una mano. Mi è sembrato molto netta la deviazione da parte di un giocatore del Ponte San Pietro, della Pontisola. Spalle alla porta, un altro pallone messo in mezzo, Crotti la tocca fuori per Ruggeri. Pallonetto, l'uscita da parte di Ghislanzoni con il ginocchio addirittura. Vediamo anche adesso che perdono palla con Mauri, che la recupera benissimo. Bravo, loro perdono palla dietro. Palla dentro! Chiuso Castagna, momento di colpire al limite dell'area di rigore. Dietro si è attaccati, fino a questo momento stanno facendo veramente fatica. Altra palla. Bravo, questa volta rotta. Soffrono dietro, sì, dobbiamo alzarci e attaccarli. Hanno paura, cross lungo in area di rigore, lo stacco di testa, palla messa fuori, controlla Aldeghi, carica al destro e palla che colpisce l'incrocio, Castagna, però è fuori gioco. Grandissima conclusione di Aldeghi, che ha centrato il palo alla destra di Mora, completamente battuto. Incessantemente a zona Crotti, quindi finora ottima partita davvero di Galli. Limite dell'area intanto, ancora Castagna, un dribbling, vince il contrasto, carica al destro Castagna, centrale su Mora. Torno al campo, c'era la pista una volta, me lo ricordo. Adesso sta completamente spostato il campionato. Seguiamo Toro che va in area, va giù e l'arbitro qua lo ammonisce per simulazione. Controlla, palleggia, limite dell'area, Castagna di prima intenzione per Bugno, che vediamo, prova il cross sul secondo palo, colpo di testa, pallone che si perde sopra la trasversale. Mentre a bordo campo continua a rimanere a terra. Palla dentro, colpo di testa, c'è il gol dell'Ecco di Bugno!
Gol di Bugno sul calcio d'angolo, di minuto Mauri. 35, la battuta alla bandierina di Mauri, colpo di testa di Bugno da non più di 5 metri, incornata sull'angolo, non ci arriva Mora e Lecco passa in vantaggio al 35esimo. Che però recupera palla in ogni caso la difesa di casa che la riperde, rota, va giù, fallo, si va avanti per il vantaggio, ancora Castagna, schiaccia troppo il tiro, mezza papera di Mora, mette dentro Aldeghi, libera la difesa di casa, ancora Aldeghi, limite dell'area, Aldeghi, il destro, e termina fuori di niente. L'apertura sulla sinistra per lo scatto di Risi che va adesso a puntare la rigore, attenzione, contropiede, palla dentro, Crotti che lascia sfilare il tiro e la palla finisce fuori di un niente. Mette giù il pallone, tre quarti di campo, ancora Bugno, cambia gioco sulla destra, l'inserimento di Di Celi, proviamo a tirare in porta, proviamo, no, limite dell'area, ancora rota, al limite di destro, palla sul sedicesimo, parte Crotti, pallone dentro, colpo di testa in anticipo su di tutti. L'arbitro Airoldi non deve essere molto amico di Castagna, oltre a vederlo, ad averlo ammonito per nulla, non gli sta fischiando nessun fallo a favore. C'è un tiro cross radente sulla bandierina, ancora Crotti, palla dentro, spizzata Salandra, poi spazza. No! Ma no, non è vero, gli ha fischiato il rigore. Gli ha fischiato il rigore e ha ammonito Di Ceglie. Pazzesco. Ha fischiato un calcio di rigore su un tiro di Crotti, un tentativo di girata a 0 centimetri dal difensore. Salandra, la sua rincorsa, il destro spiazzato. Gli slanzoni, 1-1. Bugno, siamo quasi al limite dell'area, si è allargato sulla sinistra, tocco ancora per Mauri, si propone Martinelli, Mauri invece insiste, va al dribbling, il cross, il primo palo, Castagna spizzata dentro, mancata la conclusione, ma è ancora lì, attenzione. Castagna, due uomini dell'Ecco in barriera a ostruire la visuale. La Mauri palo lungo. No, parte Castagna. Castagna. Bomba di Castagna! C'è la parata di Mora in tuffo che sventa l'opportunità blu celeste. Cross, abbiamo Bergamini che di testa le prende tutte dietro. Vediamo se piglia una anche in avanti. Palla lunga, Bergamini fuori di poco. Redaelli, pallonetto, Castagna in rovesciata, da fine anche dei quattro di recupero, palla attenzione. Dentro, attenzione, palla fuori, la tiro di destro, palla che termina sopra la traversa, destro di Ruggeri, 10 secondi, si va avanti e arriva il triplice fischio finale da parte del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi per la fine di questa sfida tra Pontisola e Lecco che si chiude sul punteggio di 1-1. Rieccoci qui, siamo già fuori tempo massimo, io leggo solo qualche messaggio e poi torniamo dopo pubblicità per vedere il tuo messaggio privato, te l'abbiamo già consegnato, non ho il bip per cui non lo posso leggere, non potete mettere le parolacce nei messaggi. Buonasera, sono Alessandro Nava, Prosesto, super tifoso Doc, è vero che il bomber Spampatti fa fatica ma la difesa no, 4 partite 0 gol, noi non facevamo riferimento al fatto che facesse fatica, ne ha segnati 2 settimana scorsa. Grande Bruso, Ale da Brescia. Un saluto a Stefano. È un mio caro amico dell'Unitalsi. Okay. Quindi un abbraccio ad Alessandro e a Silvio. Un saluto a Stefano, Bobo, Giulio, la sottoscritta vi ringrazio, ci vi ricordate sempre di me. No? Cioè, va bene, Ultra Seregno, Vecchia Guardia, sempre presenti dovunque. Per vostra informazione, il Piacenza è fallito per malversazione e corruzione, non perché non poteva permettersi la Lega Pro, ditelo all'invasato che sei tu. Secondo me invasato non è una parolaccia, posso dirlo. Ai dati statistici ufficiali, cioè l'anno di fallimenti, poi fallimenti per un motivo o per l'altro, non sono entrato nel dettaglio. Forza Prosesto nel cuore e grande Alfio da Ponte. È verissimo, regia. Ma l'ho detto anche che il bello e il brutto che avrei anche potuto continuare con certi nomi che giravano. Il bello e il brutto è che siamo già 3 minuti fuori tempo massimo, quindi pubblicità, non sincerità e ci ritroviamo fra pochissimo. Ah no, pensavo che mi... Un gol, sforza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di... Eccoci qui, torniamo a Pontisola Lecco per vedere gli episodi. Abbiamo le due moviole dei due episodi incriminati, vale a dire il rigore non concesso a Lecco, siamo nei primissimi minuti del primo tempo, c'è questa rimessa laterale, la palla finisce in aria, c'è la conclusione del giocatore dell'Lecco, adesso la vedremo ravvicinata, e il numero 3 del Pontisola si gira
e la palla colpisce in pieno il gomito, quindi è un braccio, e a mio avviso questo è un rigore netto, perché c'è una discreta distanza fra chi conclude. Penso che non ci siano dubbi. Aumenta il volume del corpo, è staccato, si gira, quindi è rigore netto. Alfio? Sì, sì. Giusto, su questo non ci sono dubbi. Piaccio? No, rigore mille volte. Quindi questo è il primo errore, si forse chiama errore di molfetta. Forse l'arbitro è coperto, forse, Fede. Cioè io presumo che lui non dà rigore, sì, perché magari è coperto. Il, vedi, grazie regia, da troppi uomini, perché lui vedi che ha davanti proprio lui dell'Ecco, che gli blocca. Sì, può darsi. Però almeno a capire la dinamica dell'azione, perché spesso è questo che gli manca. Tutta la vita, cioè, è rigore questo. Come fa? Se lui deve col corpo va in calcio d'angolo, la smorza la palla. Quindi è evidente che l'ha presa col braccio. Quindi questo è il primo errore. Il secondo errore, e qui però le immagini non sono chiarissime, è quello del, secondo le cronache, del rigore concesso alla Pontisola. Qui c'è una girata. Io non credo che sia questo il fallo di mano, Enrico, assistimi, nel senso che secondo me è sul proseguo dell'azione, perché qui non c'è tocco. Cioè, se c'è, lui cerca proprio di spostarlo il braccio, cioè, e non devia minimamente. No, infatti. È questo secondo voi? Questo qui dovrebbe essere il tocco di mano. Vabbè, qua. Allora, se è questo. Forse qui, secondo rimpallo. Me è qua, quel rimpallo che poi. Perché lui non fischia qua, fischia più avanti, fischia esattamente qua. Quindi c'è il tentativo di girata di Salandra e si oppone col corpo e forse con un braccio. Il difensore, che penso però, sia Bugno nel caso, però la distanza è talmente relativa, no, secondo me. Però l'arbitro in questo caso, vedete, ha la visuale libera. Beh, insomma, mica tanto. C'ha più traffico lui che la 4 davanti. E no, ma guarda quando lui fischia, nell'istante che lui vede il rigore, tra virgolette. Secondo me lui non vede, cioè qui non riesce a vedere niente. No, penso che vede. Qua ha due giocatori dell'Ecco davanti. C'è Salandra che la gira. Adesso. Se era impallato sul primo. Adesso lui fischia. Sì, però visuale libera, l'arbitro. Però secondo me la distanza è talmente relativa, sì, fra i due, che se devo fischiare un rigore fisco quello di prima e non fisco questo. Alfio? Non ho capito ancora qual è il fallo. Dalle immagini infatti non è chiarissimo. Quello che abbiamo dedotto l'anticipo. Noi o fischia in ritardo o è il fallo su Salandra lì, che l'uomo che gli ha attaccato l'avrà presa di mano. Per me fa l'anticipo. Perché da dire. No, fischia molto dopo. Se guardi proprio il movimento dell'arbitro, fischia decisamente dopo. Cioè lui fischia quando la palla arriva qua e a questo punto fischia. Esatto. Infatti, allora mi sa che è questo. Perché vedete che si lamentano, muove in questo momento. Gli attaccanti si lamentano su quello. È su quella mischia il fallo che non si riesce a vedere, però dico. L'avrà presa di mano. Per una volta sono d'accordo con le cronache. Sentiamo Mister Butti, il mister dell'Ecco, che commenta questo inizio di campionato in generale, questi tre rigori contro, perché dobbiamo ricordare che l'Ecco ha già avuto tre rigori contro in quattro partite. Penso che la squadra si era sistemata, avevamo trovato un buon ritmo, un buon gioco, eravamo entrati in campo più determinati, poi è venuto sto rigore che ancora ci ha penalizzato. Da lì poi c'è stata anche l'espulsione, poi il gol annullato, vabbè, alcuni episodi che sicuramente non ci hanno aiutato, però devo dire che nel secondo tempo la squadra ha cercato di fare il massimo, di dare il meglio, e peccato perché il primo tempo l'abbiamo buttato via, ecco, sul piano della prestazione, quello sicuramente. Redelli, uscendo dal campo, si è rivolto alla terna arbitrale indicando la curva nord e lo stadio in generale vuoto. Secondo lei una pressione maggiore dal pubblico avrebbe creato una partita diversa, soprattutto dal punto di vista della direzione arbitrale? Questo non lo so, questo bisognerebbe chiederlo agli arbitri. Sicuramente il fatto di giocare a porte chiuse questo tipo di partite può penalizzarci, perché manca l'incitamento ai ragazzi magari nei momenti di difficoltà, o manca magari anche il fatto che gli arbitri abbiano una certa, tra virgolette, pressione addosso, e purtroppo. Domenica scorsa di Butti, probabilmente si sono sovrapposti i file. Vi riassumo io quello che ha detto, ed è stato secondo me una grande onestà, nel senso che ha detto sì, è vero, ci hanno fischiato tre rigori contro e si può stare a discutere su quello, per esempio, non concesso, però
noi andiamo avanti per la nostra strada, non dobbiamo farci condizionare da questo. Torneranno? Credo no. Giocano ancora a porte chiuse, giusto? Perché abbiamo preso 3 giornate, quindi giocheranno a porte chiuse anche la prossima gara e poi si vedrà. Non hanno giocato a porte chiuse, anzi hanno giocato al Garilli, Piacenza e Legnago, è terminata 2-2, noi abbiamo i 2 gol... e 2 episodi da rigore anche, cioè 4 gol e 2 episodi da rigore anche per quel che riguarda le immagini. Ringrazio l'ufficio stampa del Piacenza che le posta sul loro canale YouTube. Se partite le commento io. Piacenza che passa in vantaggio dopo 4 minuti, quindi praticamente all'inizio del primo tempo con un gol di Fumasoli, e c'è il cross dentro, la respinta e poi questa conclusione al volo a fil di palo che si infila tra il portiere e il palo del giocatore del Piacenza, che porta così in vantaggio la sua squadra. Poi c'è un pasticcio della difesa del Piacenza fra difesa e centrocampo, sono bravi a rubar palla quelli del Bogliasco che si portano così sull'1-1, si è fulminato infatti nell'angolino basso il portiere del Piacenza, gol di Filippini. Il 2-1 del Piacenza arriva nella ripresa, siamo al 22esimo e lo sigla Volpe, vediamo l'azione che si svolge sulla destra, il cross in mezzo e l'anticipo di Volpe che si fa anche male, poi riprende la gara e qui c'è il gol del 2-2. Io chiedo, non so se c'è la moviola, mi fate dei segnali su questo gol o se è possibile averla, sì c'è già, perfetto, poi andiamo a vederla perché comunque qualche dubbio sul 2-2 del Bogliasco viene, perché c'era una linea di difensori quantomeno oltre del Niago, scusa, diciamo una linea di attaccanti quantomeno, secondo me, a mio avviso abbastanza folta oltre la linea di difensori. Se abbiamo già la moviola andiamo a vederla, quella del 2-2 appunto della Bogliasco, il gol l'aveva messo, sì, anzi l'ha messo Legnago, io ho seguito la Bogliasco fino alla fine, l'ha messo a segno al 34esimo secondo tempo Lella, cioè questa punizione, e a me sembra che ci sia mezza squadra in fuorigioco, non solo l'autore del passaggio. Poi la palla viene rimessa in mezzo, l'uomo che poi raccoglie palla sulla rimessa al centro non è in fuorigioco, però qui erano fermi l'area di rigore. Alfio? Dico, il guardalinea era anche aiutato dalla linea dell'area di rigore, cioè nel senso più punti di riferimento di così. A me sembra. Sì, a me è saltato subito all'occhio quando ho visto le immagini oggi. C'è Bobo che fa dei gesti strani. La cosa dimmi, Bobo. È la febbre. No, Federica, sono le regole nuove che sono venute fuori 15 giorni fa, che gli arbitri hanno spiegato a tutti i giocatori e ad eventuali direttori sportivi. Non a noi. Esatto, loro non possono più alzare la bandierina, loro devono vedere dove va a finire il pallone. Se tu noti dove è arrivato il pallone, è arrivato a 3 giocatori che erano prima della linea difensiva. Allora, quello in mezzo non la tocca. No, capisco come la tocca, però non è che si disinteressa del pallone. Ma la regola nuova dice che prima di alzare la bandierina fiscale è il fuorigioco, devo guardare dove va la palla. Posso dire che è una regola del BIP? È del BIP, ma è successa. Secondo te il portiere ha tutto questo tempo di pensare che quei due non erano in fuorigioco, però quell'altro sì e quindi quell'altro... Fa niente, se lui conosce le regole interviene, guardaci bene. Giulia, sei d'accordo? No, non è d'accordo, me l'ha già detto. Fallo parlare, no. Perché la stessa... No, è avvenuta la stessa situazione ieri al Fanfulla col Verdello. C'è stata un'azione di contropiede, il guardalinea, non mi ricordo se a favore del Verdello o del Fanfulla, no, del Fanfulla, ha alzato la bandierina nel momento che la palla era ricevuta un attaccante del Fanfulla, che in quel caso lì era in fuorigioco. Quello che c'era dietro di lui non era in fuorigioco. Giulio, di la tua, fammi parlare Giulio per io. Quello che dice qua, voglio aspettare con la bandierina, è vero che è stata un po' rafforzata con le ultime varianti, ma era, mi pare, quella che chiamano waiting, che già comunque c'era prima di... ma qui comunque, comunque qua in partenza fuorigioco. Aspettare comunque. Cioè, a prescindere Guido, qui è tutta la vita fuorigioco Guido. No. Cioè, è in partenza. Ma cosa vuol dire Stefano? L'ha toccata il giocatore. Sulla parte estrema. Bobo dice chi prende la palla non era in fuorigioco, ho capito, però tutti gli altri in mezzo avrebbero dovuto fermarsi, avrebbero dovuto disinteressarsi, invece vanno avanti. Fede, se la toccano la palla è fuori gioco, ma non la toccano. Vabbè, guarda chi va la palla. Ci faremo spiegare, visto che gli arbitri ci seguono, venite a spiegarci questa cosa e anche le motivazioni, perché faccio fatica a capirle. Comunque, andiamo avanti velocemente perché siamo già abbondantemente in ritardo anche questa sera. Parlavamo dei risultati della prima vittoria della Serie A, arrivata
sudatissima, ma fortunatamente è arrivata. Una serie che non era partita benissimo, causa infortuni e causa squalifiche. Speriamo che questo gol abbia sbloccato quantomeno gli animi dei ragazzi di Gaburo. Andiamo a vedere le immagini. Anche qui ringrazio l'ufficio stampa della serie che ce le ha fornite. La partita era quella con il fallo di Cosa, cioè il Borgo Manero. E qui vediamo subito, abbiamo solo ed esclusivamente immagini che riguardano azioni pericolose dell'Aurora. Questa per esempio è una che becca un altro legno, se non sbaglio una traversa, il terzo o il quarto in quattro partite, impegna in più di un'occasione il portiere del Borgo Manero, questa qui è la traversa, ma non riesce assolutamente a mettere la palla in rete. Lo fa invece Speziale, che è uno dei due nuovi arrivi, che è anche entrato nel secondo tempo, quindi era uno dei due cambi. Qui c'è il secondo cartellino giallo ai danni di un giocatore del Borgo Manero, quindi Borgo Manero che rimane in 10. Siamo alla metà del secondo tempo. Qui c'è un'altra buona punizione con la parata a terra del portiere del Borgo Manero. Dicevamo, il gol della vittoria è quello qui, arriva al 47esimo del secondo tempo, al 92esimo, è Speziale a metterlo a segno. Capite dalla gioia che esplode sulla panchina dell'Aurora Seriate quanto era importante questo gol, che regala 3 punti molto pesanti, anche se siamo all'inizio del campionato, perché permettono uno di lasciare il Borgo Manero in fondo alla classifica a 0 punti, ma anche di staccarsi un po' dalle altre, soprattutto permettono di conquistare la prima vittoria di questo campionato. Sentiamo alla fine della gara Marco Gaburo, il mister dell'Aurora Seriate. Gaburo, allenatore dell'Aurora Seriate, un commento su questa partita. Ma partita molto difficile contro un avversario tosto. E devo fare complimenti al loro mister, perché secondo me su certe situazioni forse è la squadra migliore che ho visto finora. È facile dire quando si vince, però come movimenti offensivi secondo me è una squadra veramente che ti mette in grosse difficoltà, pur non avendo concesso noi praticamente occasioni, perché siamo stati bravissimi a difendere. Si è riusciti poi a trovare il crescendo martellando sempre di più, e penso che la vittoria fosse giusta. Poi chiaramente una volta che era passato il recupero si pensava di non riuscirci più, però questi momenti qua sono fatti così, e penso che questo gol qua scacci via tante cose, perché penso che abbiamo passato un mese difficilissimo. Un primo tempo si poteva andare in vantaggio. No, le occasioni sono state tante, è stata traversa, sono state occasioni in crescendo anche. Però, ripeto, in questi momenti qua sembra sempre che la palla non voglia entrare, e abbiamo fatto praticamente 360 minuti senza segnare, e questo pesa sulle gambe, pesa sulla testa. La squadra ha sempre prodotto tante palle gol, questo è il terzo legno che prendiamo in 4 partite, però purtroppo non si segnava, e quindi il gol significa tantissimo, e il fatto che l'abbiano segnato al 97esimo, sì, ma che l'abbiano segnato praticamente Dentici e Speziale, che sono due ragazzi che sono entrati in secondo tempo, secondo me è ancora più significativo, perché questo è un gruppo che sta lavorando bene, sta lavorando con impegno, e onestamente non si meritava la classifica che aveva. Quindi un mister finalmente sereno. Un saluto al grande Emiliano da Ultimi Guerrieri. Torrisi, peccato solo che sei troppo forte, un tifoso dell'Albese. Falso. Firmano falso. Dici che è falso, sì, che è un tifoso dell'Albese. Sì. Sarà un compagno di squadra, tu dici. Allora, a proposito di panchine calde, le abbiamo accennate all'inizio di questa trasmissione, si parla di quella di Falsettini, visto che effettivamente non è partito nei migliori dei modi. Anche a Mapello e ad Arfo la partenza non è stata splendida, però il rapporto che i rispettivi mister hanno con la dirigenza in questi due casi salvaguarda abbastanza, secondo me, la loro posizione. Erbetta è un altro di quelli che sono un'istituzione a Borgo Manero, ma certo una partenza così, 4 gare e 0 punti, potrebbero mettere a rischio anche la sua di panchina. Sentiamo appunto il mister Erbetta al termine della gara. Giampiero Erbetta, allenatore di questo Borgo Manero, cosa può dire di questa partita? Cosa possiamo dire? Che abbiamo perso all'ultimo minuto una partita che potevamo anche portare a casa sullo 0-0, effettivamente. Non abbiamo fatto molto in attacco, in questo momento abbiamo però pesanti problemi in difesa, ci mancano 3 difensori centrali. Oggi poi siamo rimasti in 10 con gli attaccanti che nel gioco aereo dell'avversario erano piuttosto prestanti. C'era il pericolo che anche si riusciva a non tenere risultati di parità in 7-8 minuti. È arrivato all'ultimo secondo, quando ormai si pensava già a uno 0-0, però da prendere atto e andare avanti. Il Borgo Manero come si è presentato questo campionato?
È una matricola che pensava di trovare qualche squadra un po' più alla portata. Effettivamente ci rendiamo conto che sono tutte squadre forti, attrezzate, qualcuna proprio anche fuori categoria, come il Piacenza, che abbiamo incontrato 15 giorni fa. E quindi cerchiamo una salvezza, se si riesce. In questo momento magari attraverso i play-out, magari più avanti tornerà un po' più di sereno, penseremo a qualcosa di diverso. Però in questo momento è doveroso prendere atto della situazione. 4 partite, 0 punti, mi era già capitato in altri campionati, poi ci eravamo sollevati con una certa tranquillità, mi auguro che si possa ripetere quel tipo di esperienza. Giulio, sul discorso panchine bollenti tu hai qualcosa da aggiungere? Solito ci sono anche su Mapello, però non credo accada nulla per il momento. Quindi tutto sì. Nella norma. Sì, nella Bergamasca è l'unica magari su cui potrebbe esserci qualche voce, ma ti ripeto, non credo accada nulla per adesso. Allora, io andrei in pubblicità perché siamo puntualissimi, così non mi rubate minuti nella terza parte, ci ritroviamo fra pochissimo. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di mandassimo in onda che quello che si dice nelle pause pubblicitarie faremmo sicuramente molta più audience. Volevate chiedere qualcosa ai nostri ospiti, giusto? Sia Stefano che Iaci. Posso farlo quando si parlerà di eccellenza, se no. Ok, va bene, rimandiamola. Facciamo una bella cosa, chiudiamo il discorso su questo girone andando a vedere Castellana-Seregno. Seregno, partita stregata, leggevamo oggi su Sprint Sport che Cortelazzi non riesce a vincere una partita da circa 2 anni. 2 anni, è vero. E non ce l'ha fatta neanche ieri, perché nei minuti di recupero la Castellana è riuscita a pareggiare 2-2. Il trucco è, vieni qua ospite, sai che porta bene, sei venuto prima di Sant'Angelo, Desenzano. Non sei venuto l'anno scorso. Brava. Puntatona, ti ricordi con Ricky Maspero e vinsero il campionato. Corte, vieni, Corte, hai la porta aperta. Vieni, sei qua. Tac. Bruson, poi vediamo che facciamo noi domenica. Segnatevi. Tac. No, storicamente. Per gli ultimi guerrieri, ricordate che è colpa di Bruson. È l'80% dei casi noi portiamo bene, ma se vi capita che portiamo sfiga, è proprio la fine. No, ma la Giana. Anzi, l'anno scorso la Giana. Abbiamo veramente. Alla grande abbiamo provato bene noi. Sì, era venuto il mister Albe. Però adesso la fine. Vorrei dire bene, hanno fatto 3 record, voglio dire. Cioè 102 reti, 88 punti. Sono venuti qua. 21 punti di distacco sulla seconda. Vieni, non so. Vieni, parliamo di calcio, fai i record. No, ma. Gli accidini non li invitiamo più. Allora, andiamo a vedere quello che è successo a Seregno, fra Castellano e Seregno. Dopo 2 minuti, subito Seregno pericolosissimo, Comi entra in area di rigore da sinistra, si accentra al suo destro, viene murato da Mariani, quindi subito un'occasione molto molto ghiotta per gli azzurri, che ci riprovano pochi minuti più tardi con Cavalcante che si gira bene, lascia partire un sinistro su cui Bonizzi è bravo a respingere vicino a un difensore. Ancora Seregno al 35esimo, calcio d'angolo di Battaglino nella mischia, sbuca la testa di Alessandro Comi, 4ª rete stagionale per lui, 2ª in campionato. Seregno in vantaggio, un Seregno che nel corso del primo tempo, almeno fino a pochi minuti dal riposo, giocherà molto molto bene senza concedere nulla ai mantovani. Al 43esimo si fa vedere finalmente la Castellana sul cross di Mariani, non si coordina al meglio Mastroianni, è entrato al posto dell'infortunato Boldini, palla alta sopra la traversa, ma l'occasione più ghiotta per gli uomini di Cogliandro arriva al 45esimo sui sviluppi di un calcio d'angolo di Ferrarese. Prima Mariani e poi Koulibaly non riescono a trovare la girata vincente al centro area. Dunque un Seregno che va a riposo sopra di una rete, ma nella ripresa gli azzurri abbassano il baricentro, la Castellana si fa veramente minacciosa. Al 6° minuto c'è una mischia in area di rigore che Cortinovi si riesce a sbrogliare in qualche modo. Al 17esimo Cossi accentra, fa partire un bel destro su cui è bravissimo Dosoli a deviare in calcio d'angolo, molto reattivo il portiere. Dicevamo classe 1996, ma il forcing della Castellana è costante. Al 19esimo Cova via lucente, entra in area di rigore, il suo cross basso al centro dove Mastroianni prende tempo a Di Maio ed infila un incolpevole Dosoli, il gol dell'1-1
una Castellana che dunque acciuffa la parità e ora ci crede, prova a buttarsi in avanti alla ricerca del quarto successo consecutivo, ci prova al 25esimo sul cross di Mazzali, ancora Mastroianni che va in cielo ma il suo colpo di testa pecca di potenza e termina sopra la traversa, un Sereno che poi riuscirà a non concretizzare bene un paio di situazioni in contropiede, ci prova invece al minuto 30 sul cross di Magrin il colpo di testa di Cavalcante che non riesce ad impattare bene la sfera. 32esimo ancora Castellana, il calcio di punizione di Arioli, Dosoli battezza il pallone fuori con la sfera che scheggia la parte alta della traversa. Nel momento più equilibrato di questa partita, grandissima azione di Fabio Lucente che recupera palla a centrocampo, fa partire un destro strepitoso che non lascia scampo a Bonizzi, il gol del provvisorio 2-1, ma Lucente che era già stato ammonito nel secondo tempo si leva la maglietta e purtroppo viene espulso dal direttore di gara Cudini di fermo, una sicuramente situazione molto molto particolare questa, con il terzino classe 1993 che deve abbandonare il campo lasciando i compagni in 10 a 4 minuti più recupero dalla fine. E allora al 47esimo sul cross di Mazzali Cortinovis libera di testa, laddove però c'è Co che si coordina e con il destro mette la sfera sul primo palo dove Dosoli davvero non può arrivare, una beffa atroce per gli azzurri che avrebbero sicuramente meritato di portare a casa questi primi 3 punti stagionali ed invece si devono accontentare di un pareggio, il terzo in questo inizio di campionato. Finisce 2-2 la bellissima sfida di Castel Goffredo, gli azzurri ora torneranno in scena allo stadio Ferruccio domenica 29 settembre per il sentito derby contro la Pro Sesto che in classifica sopravanza gli azzurri di 4 punti. Bobo, tu che lo conosci bene, cosa avrà detto Lucente Cortelazzi, Lucenti Cortelazzi alla fine della gara, visto che già Ammonito si toglie la maglia e si fa buttare fuori, lascia la squadra in 10? Guarda, penso che ieri nel dopo partita Umbe avrebbe detto penso pochissime cose, il problema sarà domani la ripresa. Anche perché dalle immagini che abbiamo visto ha cominciato a dare segni di vitalità al Sereno, perché nelle ultime 2 o 3 partite insomma faceva un po' fatica. Umberto sarà arrabbiatissimo, anche perché, lo ripeto, è una stagione molto molto importante sia per lui che per la società, perciò la salvezza bisogna raggiungere il più presto possibile. Alfio, i tuoi compagni si stanno sbizzarrendo, eh? Qui dicono un saluto ad Alfio, il top player della Giana, ma quello in studio è l'attore che ha fatto Castaway, pensavo fosse una trasmissione di calcio, poi vendicati, poi ti diamo tutti i numeri di telefono da dove sono arrivati i messaggi, così vai a cercarli. Iniziamo a rintracciare. E poi, assolutamente, tornagliela. Allora, dicevamo, questo era l'ultimo servizio per quel che riguardava il girone B, andiamo a vedere però il girone della Giana e il girone D, quello del San Colombano e delle Bresciane, per vedere anche qui i risultati. Girone della Giana, vale a dire il girone A di Serie D, con la vittoria della Caronese 2-0, che così aggancia in vetta il trittico Borgosesi, Avado e Chiavari. La Giana con il suo quarto pareggio in casa con l'Alvese 0-0 e il Santià con la Folgore Caratese, comunque ha raccolto un buon punto in quel di Santià. Qui la classifica è decisamente più livellata, ci sono Borgosesi, Caronese, Vado e Chiavari con 8 punti, Novese Chieri a 6, Prodro Nero, Bogliasco, Asti e Val d'Aosta a 5, Sesto Levante, Giana ed Ertona e Alvese a 4, Santià, Folgore a 3, Lavagnese e Verbania a 2, quindi per quel poco che si può dire di queste prime giornate sembra un girone, Alfio, un po' meno, con meno big, quindi con meno squadre che possono fare la differenza. Per ora sì, diciamo, tra noi che siamo quella brutta parte destra della classifica, diciamo, la prima, 4 punti. Beh, però la parte sinistra lì è un punto. No, infatti sì, molto, per ora molto livellato, non c'è nessuna, diciamo, squadra che sta ammazzando il campionato, come si dice in gergo calcistico. Vedremo. Di solito si dice, potevano essere di più quei 4 punti. Sì, sicuramente sì. Cioè, magari senza presunzione, però anche gli addetti ai lavori, diciamo, potevano decisamente essere almeno 4 in più, cioè 2 vittorie, 2 pareggi. Purtroppo sta girando così, non perdiamo, l'importante è non perdere comunque. Vedremo. Alzo, prima io parlavo di costi nel mio pezzo. Domanda secca, magari sai anche il numero esatto. Quanti siete o sono alla Giana dal gruppo della promozione Eccellenza e oggi in D? Del gruppo storico? Ti lasciamo fare i conti, guarda, ti lasciamo un attimo. La difesa è sempre. Parliamo dell'11 titolare, tra virgolette, o di una rosa? Diciamo del gruppone.
Cioè, ma su 20 persone siete in 15? Qua. No, 15 no. La metà? Sì, la metà tutta. Comunque. Che è fantastico a pensarci. Sì, siamo... diciamo, il mister 2 anni fa, dopo la retrocessione dall'eccellenza, ha voluto fare un grosso progetto basato su giocatori importanti come i vari Marotta, Biraghi, poi Chiappella, il capitano. Spiranelli. Spiranelli, sì, è venuto in eccellenza, sì. Lui, comprando Recino e dalla promozione, comunque sull'11 titolare, 6-7 siamo quelli della promozione ancora, quindi ci conosciamo. I giocatori, ecco, che hanno bellissimo. Già fatto la B. Il direttore fa una faccia, come dire, e io che si butta via i soldi per... No, no, è una cosa magnifica, ragazzi, sì, stiamo scherzando. Creare un gruppo così è fantastico, cioè è importantissimo. Te lo faccio una domanda, quanti punti vale un gruppo? Troppi, tantissimi. Vabbè, quindi, anche poi, perché se calcoliamo, lui ha detto nessuno ha fatto la D. Ma no, solo Ferré, nuovo acquisto da Seregno, ha fatto la serie di l'anno scorso, degli altri poche. Cioè io ero al Puntisola, però non ho mai esordito, quindi non vale come serie D. Come non vale? Senso, ero in rosa, però vabbè, non ho mai esperienza in allenamento. Sì, quella sì. Dirigenti, a te e a chi da casa ci guarda, cioè, cosa vuol dire spendere bene, tra virgolette, e cosa, fare un gruppo? È una cosa magnifica, se pensiamo che noi abbiamo vinto un campionato con un budget da una media prima categoria, allora stiamo dicendo lo stesso discorso, sì, c'è un gruppo che alla fine è uno spogliatoio, scegliere le persone giuste, oculatamente, che ti porta quei punti che in questo caso hanno fatto vincere, magari in altre situazioni ti fanno salvare o ti fanno portare a playoff, però è una realtà stupenda, cioè ci si allena di sera in Serie D, certo. Dice la mattina partiamo, andiamo a fare, cioè non è una cosa, insomma, all'acqua di rosa, perché la Serie D è importante, però i sacrifici che soprattutto che fanno... Vorrei anche evidenziare una cosa, non vincendo, stravincendo, bravo, perché anche bravo, l'anno della promozione, insomma, l'avevo seguita perché giocando contro le Cremasche ci avevate staccato di 8-9 punti il Cavenago, sì, esatto. A un certo punto l'anno scorso, vabbè, 21 punti sulla seconda, esatto, sì. I tre record, cioè, voglio dire, non sono cose da poco, poi evidenziando che adesso i gironi sono 16. Sì, speriamo di andargli dietro. Vabbè, ve lo auguro. Comunque il mister, voglio dire, che comunque ha voluto mantenere sempre questa linea del gruppo, infatti c'è, cioè, grossi stravolgimenti. Quando era stato qua, infatti lui l'aveva ribadito. Esatto. Aveva detto, speriamo che non vengano a rubarmeli, così almeno io me li tengo tutti e poi al massimo continuiamo con noi, più o meno gli stessi, facendo ovviamente gli aggiustamenti per quanto riguarda comunque la regola dei giovani di anno in anno. Senso cambia, quindi qualcuno arriva, qualcuno va, ma quel gruppone è quello. Ma da casa chi sta scrivendo? Cioè, che ci mandino dei messaggi con aneddoti strani di quel gruppo famoso, cioè mandateci qualche storia che è successo. Ce ne sarebbero. Rimangono allo spogliatoio quelle cose, dai. È giusto che restino lì. Non ti far tirare dentro da Bruton, Allora, andiamo a vedere invece i gol della Caronnese, quello che è successo in Caronnese-Bogliasco. Quindi 2-0, tre punti importanti che hanno permesso a Zaffaroni di agganciare la vetta della classifica. Cioè, il primo tempo ha visto un gol annullato, anche qui se andiamo con le immagini in maniera abbastanza particolare, ed è questo, cioè lo stacco di testa e il gol con la palla che viene messa alle spalle, probabilmente anche qui per fuori gioco, quindi un gol annullato alla Caronnese nel primo tempo, Caronnese che poi ha questa bellissima occasione in contropiede, non so se ci sono dei problemi con le immagini, fatemi dei segnali, no, ecco qui, si attarda un po' troppo nella conclusione, è bravo anche il portiere ad aspettare e poi a deviare il pallone. Il gol del vantaggio, i gol anzi, dell'1-0 e del 2-0 arrivano tutti nella ripresa, 16esimo nel secondo tempo, a metterlo a segno è Lanini, c'è, cioè, questo bellissimo passaggio filtrante e la conclusione molto bella di Lanini, così come il passaggio che l'ha messo da solo davanti al portiere. E poi c'è il gol di Giudici al 19esimo del secondo tempo, quindi in 3 minuti la Caronnese fa questo 1-2 che stende il Bogliasco, vedi che l'ho detto giusto, il Bogliasco questa volta era proprio la squadra giusta, e quindi Caronnese che può così festeggiare questa vittoria. Io andrei con le immagini a vedere, qui chiamo in causa invece Bobo, lo 0-0 fra Palazzolo e San Colombano, e ringrazio prima l'ufficio stampa della Caronnese e adesso l'ufficio stampa del Palazzolo con Gabriele Vignoni. 1-0-0 che però ha visto un San Colombano abbastanza sfortunato. Sì, parte subito il San Colombano con Odi che si accentra nella parte centrale dell'area, qua c'è un tiro di Giordano sopra la trasversale,
c'è un'azione molto pericolosa da parte del Palazzolo con palla messa in mezzo che passa tutta la linea trasversale, qua Bianchi dai 20 metri che impegna Girelli, qua c'è una grossissima occasione per Bianchi che ancora arriva all'ultimo all'impatto e calcia sopra la trasversale. Qua è stata la prima azione del San Colombano molto pericolosa con una palla messa in mezzo, Odi la colpisce di testa e prende la traversa e susseguentemente ancora Marzatico ne è entrato, cerca di impensierire il portiere Girelli. Qua c'è stato l'episodio che poteva veramente cambiare la partita, c'è stata l'espulsione di Johan Se per doppia munizione dopo un intervento da Tergo a un centrocampista bresciano. Subito la prima occasione per quanto riguarda i bresciani, un colpo di testa che viene deviato in angolo da Ghizzinardi, ma la grossa occasione capita tra i piedi di Odi che calcia veramente un pallone invitante che poteva fare, diciamo, risultato pieno della San Colombano. Nonostante il risultato, anche leggendo sui giornali, diciamo, della nostra zona, è stata una partita abbastanza combattuta. Forse il risultato finale premia entrambe le squadre, ma se avesse osato di più, forse San Colombano poteva fare anche bottino pieno. Palazzolo, dopo la crisi societaria, si sta riprendendo piano piano. 4 partite, 4 punti, molto importanti in questo girone, dalle lunghe trasferte e nuove società. Andiamo avanti così, sperando di raggiungere per entrambe, compreso il Montichiaro, una salvezza il più presto possibile. San Colombano, ultime notizie, è alla ricerca di un paio di giocatori per rafforzare l'organico. Sulla parola invece. No, Kraja non è andato. No, Kraja non si va perché è nato all'Alghero, Kraja. Ok, no, dicevo che hanno preso sulla parola Stefano, quindi la Giana non è un semplice gruppo, ma è una grande famiglia. Grande Alfio, un saluto al centrale più forte della Lombardia, taglia sti capelli però, vai Danielli. E poi Chino Biraghi che dice, racconta questa, Alfio Torrisi sei come Nagatomo. Però, si può raccontare? Le analogie, vabbè. Diciamo, sono riguardo le fessure degli occhi, diciamo, quando si allegri, mettiamola lì a buon intenditore. Allora, visto che Bano, guarda il tempo, Stefano, Bano l'ha spiegata la grande Bobo, volevo sapere da Fabri, che lo conosce molto bene, oggi c'era Tassi che ha dichiarato una frase al giornale di Lodi che praticamente durante l'intervallo ribaltavano i lettini. Tu conosci Maurizio, cioè, Tassi è una persona appaccata. Quindi... Non lo conosco personalmente, lo conosco come allenatore per tutti i grandi risultati che ha avuto con il San Colombano in questi ultimi anni, ma le cose che vengono in mente sono, uno, quanti lettini ci sono nello spogliatoio del Palazzolo, due, l'energia, perché insomma se è arrivato a dichiarare una cosa del genere a fine partita significa che ha fatto di più di quello che ha detto, quindi immagino che gli abbia fatto fare un bel giro a questi lettini nello spogliatoio e si è visto il risultato, visto quello che diceva. Grande regia! È per questo che ha fatto, ma anche l'anno scorso, dopo una prestazione del San Colombano in colore, lui aveva avuto un'uscita per muovere gli animi. Brava. Conoscendo Maurizio, sono quelle uscite, bravissima, che mi hai ricordato, per dare la famosa scossa, no? Io mi ricordo, vi ho seguito la grande partita, e quando l'avete dati il piano del gioco fantastico contro il San Colombano, lui era tranquillissimo. Lui quando ammette che ho trovato una squadra che mi ha umiliato, mi ha sovrastato, lo ammette. Quindi è vero, Fede, io sono convinto che l'ha fatto per la famosa scossa elettrica a qualcuno, cioè il messaggio è arrivato, ecco. E invece a proposito di pensieri, noi ci siamo un po' divertiti, ci divertiremo anche nelle prossime puntate, non ce ne vogliate perché è una cosa sabato c'è stato l'anticipo, quello fra Prosesta e Zanoceni. Noi ci aspettavamo un gol dell'ex perché ci sarebbe capitato a puntino questa cosa, però il gol dell'ex non è arrivato. Ma ci siamo chiesti, visto che la Zanoceni ha segnato un gol in 4 partite e quindi ha perso l'abitudine con la rete, perché ha perso il suo bomber principale, il suo re, quindi Fabio Spampatti, che cosa si saranno detto, che cosa avrà pensato mister Mignani rivedendo uno dei giocatori che comunque gli ha regalato una salvezza l'anno scorso con tutti i gol che ha messo a segno e tante soddisfazioni. Ci siamo divertiti un po' così, ascoltate le parole perché la canzone è assolutamente stata scelta non a caso. Sai che sto ancora a pensarti da solo, ne sai, giuro sempre che l'ultima volta che parlo di noi, stringo tutta la storia dei pugni, che male alle mani, troppi dubbi, sarà già domani, ma domani sarà tutto uguale,
anche dovete proprio mimarlo. Non era strappa lacrime, anche se tutte le settimane che sento Gigi D'Alessio, mi stanno odiando tutti. Tu che ne sai? Dove stai? Comunque, andiamo in pubblicità. Siamo a 19 minuti, posso risparmiare un minuto, usarlo per l'eccellenza nell'ultima parte. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di cantare. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. E eccoci qua, chiudiamo il discorso Serie D andando a vedere anche qua però i risultati che non ho dato prima del girone D, quindi il girone di San Colombano e Palazzolo, ma anche del Montichiari, che stava quasi centrando il colpaccio in quel di Correggio, ma non ce l'ha fatta. La Correggese ha segnato nei minuti di recupero il gol della vittoria, quindi 2-1 per la Correggese sul Montichiari, 0-0 fra Palazzolo e San Colombano, e quindi Correggese che resta in testa con la Massesa 12 punti, la Terma Labano a 10, il Castelfranco a 8, poi Fortis, Mezzolara e Lucchese a 7, Romagna, Formigine a 6, San Colombano, Palazzolo, Camaiore a 4, il Montichiari a 3, la Clodiense e il Riccione a 2, i Molesi, Fidenza a 1 e Forcoli con 0 punti. Ma veniamo all'eccellenza e passiamo al girone B, che è il girone appunto del Fanfulla. Bobo ieri è andato a vedersi la gara, le interviste che ha realizzato le useremo venerdì sera in anteprima, parliamo di calcio. Gara tra Fanfulla e Verdello, Verdello che arrivava galvanizzato al buon inizio di campionato, era anche in testa alla classifica insieme al Cesenano e al Sondrio, ed è invece successo il patatrac comunque per il Verdello, e naturalmente invece festeggia il Fanfulla che ha vinto 2-0. Come hai visto la gara? E partiamo subito che il Verdello non era il Verdello di domenica scorsa, ho visto veramente una squadra in grosse difficoltà, soprattutto in mezzo in campo. Infatti mister Luzzara ha cercato un po' di portare dei correttivi nel secondo tempo e qualcosa si è visto. Un Fanfulla che ha giocato secondo me per 90 minuti al piccolo trotto, con delle individualità tra cui Grego e Cappellini, che si sono dimostrati giocatori ieri di forse qualche categoria, di una categoria in più. Purtroppo per Cappellini c'hanno 38 anni uno e l'altro ne ha 32 e gli anni purtroppo si vedono, però sono giocatori che ancora nella categoria fanno la differenza. Ho visto una squadra solida, il Fanfulla, dove veramente spreca pochissime palle, poi ho trovato questo gol di Fondrini a circa un quarto d'ora, 20 minuti alla fine, che ha tagliato le gambe al Verdello, dopo che il Verdello nei primi 20 minuti della ripresa ha fatto vedere i sorci verdi al Fanfulla e prima Bianchi e poi qua la difesa è riuscita a salvarsi un po' in estremi. Poi negli ultimi 10 minuti c'è stata un po' questa espulsione, un po' diciamo così, ai danni di un giocatore del Verdello. Lì il Fanfulla veramente cilona, infatti il Fanfulla lì poteva anche chiudere la partita sul 4-5-0. Verdello veramente mi ha lasciato un po' a bocca aperta ieri, perché lo stavo dicendo anche al mister ieri, secondo me è una squadra che poteva giocare, e soprattutto l'approccio alla partita totalmente diverso. Il Fanfulla invece ha dimostrato che i 4 gol annullati a rivolta sono stati una piccola parentesi e hanno dimostrato ieri forse di mirare di più a qualcosina della salvezza. In campo a Lodi sarà molto molto difficile vincere, fuori casa bisogna vedere se riescono a quel ritmo lì molto basso, molto lento, a fare risultati. Domenica c'è già Mariano Comensi che ha vinto sabato a Crema una partita in inferiorità numerica, vediamo già un banco di prova importante. Come un banco di prova importante sarà quello del Verdello a rivolta, Rivoltana che esce sconfitta in modo veramente secco dal Sondrio per 1-4, e ho fatto una domanda che poi vedrete venerdì se sarà già uno scontro diretto. Il mister ha detto che è una partita importante anche per allontanarsi sempre di più, diciamo, dalla zona pericolante. Allora, visto che hai già anticipato qualche risultato, andiamo a vederli in videata completa, i risultati di questa giornata della girone B di eccellenza, dove c'è stata la vittoria della base 96 sul campo dell'Ardor Lazzate in trasferta, quindi 1-0, il Cesenano che ha vinto 1-0 con il Real Milano, resta così in testa, dove c'è anche il Sondrio che alla Rivoltana ha rifilato invece 4-1 del Sondrio a rivolta, o meglio a Cologno, perché la Rivoltana ha giocato sul sintetico di Cologno al serio. La Trevigliese ha conquistato un punto
sconfitta in trasferta sul campo della Galbiatese Oggiano, 3-2 fra Cavenago e Cisanese. Cavenago, che ricordiamo, è ancora e sempre orfano di Loprieno. La vittoria del Fanfulla, il pareggio fra Desi Villa d'Almè e la vittoria del Mariano, come diceva Bobo in anticipo sabato. L'hai vista, Iacio? No, però non hanno giocato a Soncino. Hanno giocato a Soncino. Sul Crema, in inferiorità numerica, come diceva Bobo, perché sono rimasti in 10 per l'espulsione al 34esimo del primo tempo, quindi non proprio a fine partita, di Sant'Agata, il 94, e poi una doppietta di Piazza è riuscito a regalare questa gioia a Barbieri, che avevamo visto abbastanza abbacchiato domenica scorsa dopo la gara, e che invece è riuscito probabilmente in questa settimana a dare l'input giusto ai suoi. Sondrio e Ciserano, la coppia di testa, lo dicono tutti, è la coppia che si giocherà la testa di questa, la vittoria di questo girone. Il Fanfulla dove vuole cacciarsi? Io seguo le parole del mister Curti, che dice di scoprirci domenica dopo domenica, quindi noi veniamo da tre partite molto differenti, ma che ci vedono comunque in ascesa. E rilacciandomi a quello che diceva Bobo, che ha visto il Verdello in calo rispetto alle prime due uscite, magari Verdello, un mezzo delle Fanfulla, ma togliamo il magari, cioè nel senso, voglio dare il merito alla squadra per l'atteggiamento. E come dice Bobo, giocare alla Tosserina non è facile, perché il messaggio che hanno mandato prima e mi hanno salutato, io risaluto i ragazzi degli Ultimi Guerrieri, noi abbiamo giocato tre partite in casa, noi andiamo a Sondrio con oltre 50 tifosi, andiamo ad Agnatello con la Rivoltana vincendo 2-0, 0-0. Quattro nei fatti, ma erano quattro che non valevano. No, ne erano due che valevano, quindi peccato non ci sono le immagini, ma qualcuno le ha viste. Perché siamo andati sette volte in porta, davanti alla porta, poi le altre non le abbiamo segnate noi, ma quando segniamo ci farebbe piacere che ce le assegnassero. E ieri, ancora in crescendo, davanti ad oltre 500-600 spettatori, e leggendo i giornali con il mister del Verdello, che insomma dice non è facile per tutti, perché Bobo ha ragione, perché noi abbiamo un pubblico che non è di due categorie superiori, non di una, oltre a Greco e Cappellini. Emiliano, un dato curioso, tu me l'hai già anticipato indirettamente, ieri i primi due gol dell'anno per i Fanfulla, che erano ancora zero reti fatte, Cappellini ufficialmente. Sì. No, me lo ripeto, perché magari qualcuno potrebbe. La classifica dice due gol fatti. La classifica, purtroppo. Quella scritta. Ok, purtroppo. Mettiamo fra parentesi altri due. Okay, così. Marcatori, Fondrini e Cappellini. Vabbè, Cappellini è uno che ha fatto 13 gol l'anno scorso. Sì, però dico, l'attacco del Fanfulla, voi siete partiti con Cortinovis, che conoscono tutti, Volpi, Grego e Ercoli. Quindi, a maggior ragione dici tu, quando l'attacco mi inizia a girare... Beh, noi abbiamo delle risorse importantissime, non a caso, mo parliamo di gruppo, prima parlavamo della Giana. Mi stavo arrivando io, bravo, che adesso, mi anticipato. Adesso parliamo, perché alla domanda, guardate, a fine partita c'è stata una domanda che è stata fatta a Simone Fondrini, che ha segnato di sinistro, che non è il suo piede, sotto gli incroci, un gol a giro spettacolare da un 25 metri, occhio e croce, e un compagno di squadra ha detto, ma come hai fatto? E lui ha risposto di una semplicità, ci ho provato, ha detto. Perché era tranquillo, perché anche se avesse sbagliato il mister, il sottoscritto, nessuno gli avrebbe detto niente, detto te lo sentivi bene, e questa serenità trasmessa dal mister a tutti, e i tifosi, se avesse tirato quella palla in tribuna, non avrebbero detto nulla a Simone, come non avrebbero detto, come non dicono, come sono contenti del lavoro del bomber di Volpi, che il primo gol fa un lavoro strepitoso sull'entrata di Cappellini. Ercoli, che poteva farne due di gol, ma ha fatto un lavoro strepitoso, quindi fortuna che, non segnando gli attaccanti, Cortinovis fermo per la rottura di una costola, e Castellazzi, non dimentichiamolo, perché noi abbiamo anche questa fortuna che i ragazzi vengono con uno spirito degno della società attuale, quindi con uno spirito di gruppo, sapendo in che realtà si trovano, cosa possono dare e dando il loro apporto. E Castellazzi è l'ultimo in ordine di tempo, i primi li ha nominati Bobo, sono Luca Greco e Cappellini, per anzianità, per storia, per classe, a dare un loro apporto stupendo dentro, ma soprattutto fuori dal campo, ad un gruppo di ragazzi, tra cui Fondrini, che nasce nel Fanfulla, tra cui Baggi, che nasce nel Fanfulla. Avete dei tifosi atipici? Ercoli, posso finire? Ercoli, che nasce nel Fanfulla, Fugarino, che viene al Fanfulla. Quindi noi non tiriamo soldi, perché abbiamo un ottimo settore giovanile, e questo lo dico, forse la cosa permetteva con più orgoglio. Dicevo,
tifosi atipici, lei dice, non avrebbero ripreso, o, mi vengono in mente quelli del Brescia, sì, che hanno praticamente fatto scappare Giampaolo oggi, o anzi ieri. Ma tifosi atipici perché, dato che in un coinvolgimento societario noi stiamo cercando una, la parola d'ordine per noi è condivisione, quindi è condivisione societaria con i giocatori, di uno spirito, con chi ci può aiutare come sponsor, e i tifosi, ripeto, gli ultimi guerrieri in primis, che sono i nuovi ragazzi che da 2-3 anni seguono la squadra ovunque, hanno capito che spirito c'è. E quindi ma quasi non... dico è una buona cosa, perché comunque nella storia del fanfulla ci sono stati anche dei passaggi abbastanza bui, e quindi i tifosi avrebbero voluto disamorarsi. Beh, noi abbiamo avuto la forza come società di riportare oltre 500 persone allo stadio, in uno stadio in cui fino a 2 anni fa, per tanti motivi, non si sapeva nemmeno se e a che ora giocava il fanfulla. Quindi adesso, quando ti fermano per strada e sono contenti, i tifosi vengono a vedere gli allenamenti e ti ringraziano per l'entusiasmo riportato in città, allora questa è la prima vittoria. Assolutamente. Dico una cosa a casa, ecco, bresciani, bergamaschi, ci vedete, a Lodi non parliamo così, ecco, non è il dialetto lodigiano proprio. Lui, Fanfulla, è il direttore sportivo, ma cioè, oggi ha scritto in Facebook una frase: che giornata, Frosinone, Roma è il mio Fanfulla. Beh, certo, no, perché, sono perché di far Frosinone, capire che è Lodi, Roma, Fanfulla. Insomma, abbiamo vinto 2-0 il derby, il Frosinone laziale, ha vinto con Barletta. Il regista laziale. Vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Ci sarà pure qualcuno della Lazio nella vita. Banda nero adesso. Grande, grazie. Vabbè, i romanisti sono due, quindi... I romanisti sono due, Roma. Io sono nato a Roma, però parlo come Barbarossa, però sono nato Piazza del Popolo. Allora, visto che il tempo scorre e noi abbiamo un sacco di gol da vedere, io direi possiamo andare a vedere i gol di un altro girone e di un'altra partita, che è quella fra Sarmico e Virlongo, che è terminata 5-1. Ringraziamo Rete Brescia che ce li ha passati, e io andrei a vedere proprio solo ed esclusivamente i gol, perché sono già abbastanza quelli. Il Sarmico che passa in vantaggio dopo 4 minuti con Dalola, questo è il gol del vantaggio del Sarmico, 1-0. Sarmico naturalmente in maglia bianca, in maglia bianco-rossa il Villongo. All'ottavo minuto, quindi 4 minuti dopo, c'è Ndiaye, che è bravissimo a involarsi e poi a concludere anche qui alle spalle del portiere per il 2-0, quindi 8 minuti e già il vantaggio di 2-0 per il Sarmico. 22esimo, arriva il gol del 3-0, lo mette a segno Patelli, che stoppa il pallone e poi conclude a rete. Quindi la gara praticamente era già chiusa, però prima del fischio finale del primo tempo, al 44esimo esattamente, Valli accorcia le distanze, dando forse qualche esigua speranza al Villongo, che va negli spogliatoi sul risultato di 3-1. Ma ci pensa Patelli nel secondo tempo, anzi dopo soli 8 minuti della ripresa, a chiudere definitivamente il discorso. Lo aiuta la portiera del Villongo in questo pasticcio. 8° minuto, 4-1 del Sarmico e gara praticamente chiusa. Il 5-1 comunque arriva poco dopo, è il 13° minuto, è ancora Dalola a metterlo a segno, quindi sua doppietta personale, e questo 5-1 che non so fino a che punto, chiedo a Giulio, metta a rischio o meno la panchina del Villongo. Esatto, altra situazione da tenere monitorata questa del Villongo. Anche qua per il momento non ci sono novità. Sorprende perché Villongo si era ripreso magari contro un'altra neopromossa domenica scorsa, che era il Pedrocchia, però già la domenica prima aveva perso male. È una squadra che quando perde prende imbarcate. È un po' strano perché ha diversi giocatori di esperienza, di categoria, una squadra giovanissima, hanno Barbetti in difesa, Ondei, hanno Pellegrini davanti, hanno Gianluca Marchesi in mezzo al campo, quindi è una squadra che manca di esperienza, eppure quando crolla male. Tra l'altro, movimenti di mercato, tornando al girone del Fanfulla, Treviglio, se non sbaglio, si sta muovendo o si è già mossa? Ti prendo alla sprovvista. Ma allora no, c'è stata una dipartita che è stata quella di Pozzi, che era entrato al Villa Dalmè, al Valle Brembana, e questa è la notizia di partenza. So che stavano avendo ancora in attacco comunque la Trevigliese. Ok, magari vi daremo notizia più avanti. Andiamo a vedere anche i risultati del girone C, che era appunto quello del Sarmico e del Villongo, ma che è su tutte il girone del Brusaporto che ha centrato la terza vittoria su 3 gare e che guida la classifica a punteggio pieno in
sull'Italia. Vediamo i risultati del girone C con lo stop di Rigamonti Nuvolera sul campo dell'Asola 1-0, la vittoria del Brusaporto 2-1 col Sovere, quella del Ciliverghe che continua a segnare gol su gol, Ciliverghe che ha segnato 4-2, calcio in attesa di Orsa Crismocca 2-2, lo Scanzo Pedrengo è andato a vincere sul campo della Governolese 2-1, c'è il 5-3 della Grumellese con Valle Camonica che ha segnato la scossa. La Grumellese è nata alla riposo tra il primo e il secondo tempo in svantaggio dopo aver già perso con la Ghisalbese la scorsa settimana, e poi c'è stata la svolta. Pedrocca che ha vinto 2-0 col Travagliato, e qui forse potremmo parlare veramente di squadra alla ricerca di un'identità, perché il Travagliato è stato costruito per vincere questo girone. Sannico Villongo 5-1, quindi classifica in testa il Brusaporto 9, Ciliverghe Asola 7, Castagnato e Scanzo Pedrengo e Pedrocca 6, calcio in attesa 5, Nuvolera, Grumellese e Orsa 4, Sannico e Villongo a 3, Valle Camonica 2, Travagliato a 1, Governolese e Sovere che chiudono con 0 punti. Oltre al direttore sportivo fa tempo perso lo scrittore, giusto? Giusto. Ha già pubblicato 2 libri. Sì. Che sono biografie, sono le biografie di Wesley Snyder, il falco di Utrecht, e l'equilibrista su Esteban Cambiasso. E ha cambiato colori però, cioè, sì, diciamo esigenze editoriali hanno portato a, adesso è in uscita entro Natale il mio terzo libro su Stefan El Shaarawy, si chiamerà Il faraone rosso-nero, quindi ho fatto il salto del naviglio da un colore all'altro, ormai sono diventato un esperto meneghino nonostante sia romanista, quindi mi odieranno tutti. No, ma anche perché non avrei mai potuto invitarla se avesse presentato un libro, non so, ah, Totti, piuttosto che, perché mi avrebbero impedito fisicamente alla regia. Diciamo, avreste fatto un auditel della miseria su Totti, però diciamo ci fidiamo del regista per questa volta. Magari prima di Natale, visto che comunque non è l'unico, cioè noi abbiamo avuto ospite qui il mister Laura Seriate che ha scritto un giallo quest'estate, che tra l'altro ha sfiorato una vittoria di un premio CONI, a sì, cui poi invece... Per la fede in macchina ha detto una frase bellissima lui. Potremmo fare una puntata di scrittori. Lui ha detto che ha nel cassetto un sogno che tutti, ha un calciatore a fianco, quindi lo conoscono tutti, scrivere un libro su Agostino Di Bartolomei, che è un giocatore, me lo ricordo anch'io, capitano della Roma. Capitano della Roma, un giocatore troppo, che poi, tra l'altro il prossimo 30 maggio del 2014 ricorrono i 20 anni dalla scomparsa. Esatto, che se ha deciso di andarsene 10 anni dopo una partita che noi romanisti non ricordiamo mai con piacere. A me l'hanno raccontata. E io l'ho vissuta. Non è stato simpatico. Quindi è un sogno nel cassetto, sì. Lo faremo prima o poi. Magari prima di Natale cominciamo magari a fare una rimpatriata di scrittori, poi vediamo cosa succede. Allora, eccellenza, girone A, ci manca solo quello, anche qui andiamo a vedere i risultati, perché anche in questo girone in testa c'è una squadra a punteggio pieno ed è il Legnago. È a punteggio pieno anche perché c'è chi la insegue, per esempio oltre a Povoghera che ne ha rifilati tra Sant'Angelo ieri, che ha una gara in meno, perché qui il girone è a 17. Questi sono i risultati, con la vittoria del Legnano 3-1 sul Magenta, il 3-0 dell'oltre Povoghera sul Sant'Angelo, anche il 3-1 del Trezzano a Vigevano. E poi vedete tutti gli altri. Classifica a riporto la Sestese. Classifica che quindi vede in testa il Legnano a 12 punti, il Trezzano segue a 10, l'oltre Povoghera a 9, che però ha una gara in meno, il Verbano anche a 9, poi Vigevano a 7, Sestese e San Giuliano con Arconatese, Sant'Angelo, Viaggiatese e Magenta sono a 4. Le squadre con l'asterisco sono quelle che hanno già riposato e che quindi hanno tecnicamente una gara in meno rispetto alle altre. Chiudono la classifica il Vigevano e il Villanterio, però il Vigevano ha già a una gara in meno. Sì, mi mancano 2 minuti, lo so, assolutamente. Farei vedere velocemente i 2 gol di Arconatese e Bustese, giusto? Avevamo selezionato i gol, anche qui ringrazio l'ufficio stampa della Bustese e Colombo in modo particolare. Questo è il primo gol, quello del vantaggio dell'Arconatese, quindi 1-0, e poi c'è il pareggio invece della Bustese, l'1-1, messo a segno in questo modo. Io è la prima volta che vedo le immagini, per cui mi trovate un po' sorpresa per questo motivo, e stavo seguendo in questo istante, quindi un 1-1. Noi dovremmo avere ospite, me lo confermi Bobo, lunedì prossimo il presidente del Sant'Angelo, Luca Riello? Mi
confermato, guarda che è arrivato un messaggio da Asola, che non so se Giulio lo leggerà lui o te lo farà leggere da te. No, se volete leggerlo direttamente da lì. Vabbè, beh, ci seguono anche dal Mantovano e dice: sono di Asola e vorrei dire, aspetta che il cellulare di Enrico è terribile, e vorrei dire che siamo la outsider del campionato e se la fortuna ci assiste faremo un bel campionato. E poi dice che sono nel girone con le tre province più forti. Quello, l'Asola che ha vinto 1-0 ieri, ha fatto lo sgambetto proprio a riga Montinuvolera di mister Galletti, anche lui è uno dei papabili ospiti lunedì prossimo. Non poteva questo lunedì perché c'è il turno di Coppa mercoledì, che non abbiamo attualmente preparato, sono i sedicesimi giusto di Coppa Italia di eccellenza, e vedremo che cosa succederà. Allora io sono puntualissima questa sera. L'Asola doveva anche, era lì per prendere Tarana, che poi è andato al Castiglione. Beh, allora io comincio da te, quindi ringrazio Francesco Iacini per la sua partecipazione questa sera, ringrazio Alfio Torrisi e il DS Fabri. Grazie. In bocca al lupo naturalmente, poi ci segniamo i risultati lunedì prossimo, vediamo che cosa succede. Voi dove andate? Mariano? Noi a Novi Ligure. Ah, quindi due trasferte, cioè volete complicarci la vita, esatto. Vabbè. Vediamo se funzionate davvero. Io ringrazio anche Bobo Rosciate e Giulio. Per i loro collegamenti. Tu vai a Scanza Rosciate, non c'è più Rolando, per cui dovremo fare appello a nuovo DS e nuovo mister, vedremo se sarete ben accolti. Scanza Rosciate ci libera del tuo amico Maspero, giusto Bobo? Sì, e a Scanza non c'è solamente Rolando che se n'è andato. Arrivederci, noi ci facciamo più nemici che amici ogni lunedì che passa. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Più su, il tuo timore che sale su. Più su, ora intervieni anche tu. Il programma è stato offerto da...